Doppia batosta per Antonella Clerici. A 24 ore dall'annuncio del delicato intervento a cui si è dovuta sottoporre, la conduttrice di È Sempre Mezzogiorno ha anche reso noto di essere stata colpita da un grave lutto in famiglia. Antonella Clerici, tuttora ricoverata all'Istituto Regina Elena di Roma, ha condiviso su Instagram il dolore per la scomparsa di una persona alla quale era molto legata. Antonella Clerici, l'intervento alle ovaie. Poi il lutto. Ieri, giovedì 13 giugno 2024, Antonella Clerici ha raccontato sui social di essersi dovuta operare d'urgenza per la rimozione delle ovaie dopo un controllo. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene, ha scritto sui social, ringraziando tutti i medici. La notizia dell'intervento di Antonella Clerici ha sconvolto tutti e in tanti le hanno scritto dei messaggi d'affetto sui social. Oggi poi, un'altra brutta notizia nella vita della famosa conduttrice. Prima l'operazione alle ovaie, poi il terribile lutto in famiglia. Antonella ha scritto un commovente post sui social per ricordare la persona che le era tanto cara. Antonella Clerici colpita da un terribile lutto, è morto suo cugino. La conduttrice ha pubblicato la foto del suo amato cugino con accanto l'immagine che ritrae una rosa e una candela accesa. A corredo delle immagini, un pensiero sul suo caro defunto. Non posso credere che tu non ci sia più. Legnano e il tuo adorato Palio sentiranno la tua mancanza. Mancherà il tuo entusiasmo gioioso e la tua voglia di fare sempre cose nuove. Riposa in pace Chicco, amato cugino, ha scritto Antonella Clerici per ricordare il cugino Roberto. Tanti i messaggi di affetto che le stanno arrivando da parte di follower e amici che si uniscono al suo cordoglio e la incoraggiano in questo momento difficile. Chi era Roberto Clerici, il cugino della famosa presentatrice? Chi era Roberto Clerici, il cugino di Antonella? Roberto Clerici è nato a Legnano, in provincia di Milano, nel 1946, ed è il cugino della nota presentatrice TV. L'uomo ha avuto un malore che l'ha stroncato lo scorso lunedì 10 giugno 2024, fa sapere Il Giorno. Clerici era ben ai suoi concittadini per il suo impegno in prima linea in numerose realtà e associazioni. Roberto Clerici si era diplomato all'Istituto Carlo Dell'Acqua. Dopo aver maturato una considerevole esperienza nel settore dell'editoria, ha lavorato nel settore delle pubbliche relazioni come consulente e ufficio stampa in studi di pubbliche relazioni. Clerici è stato assistente alla regia per i grandi eventi di moda come Donna sotto le stelle, Sanremo Moda e ben 18 edizioni di Miss Italia. In città è stato da sempre presente nell'ambito del volontariato, dell'associazionismo e, tra le tante cose, ha sempre partecipato attivamente all'organizzazione del Palio di Legnano. Continua dopo le foto, Clerici è stato insignito della benemerenza civica nel 2022, per aver collaborato attivamente con numerose realtà legnanesi, ricoprendo incarichi organizzativi e dirigenziali, mettendo a disposizione sempre e in ogni ambito le sue esperienze, competenze e conoscenze acquisite nelle diverse occasioni lavorative. Il sindaco Lorenzo Radice, l'assessore con delega al Palio Guido Bragato e tutta la giunta lo hanno ricordato come un uomo creativo e con gusto raffinato, oltre che uno dei più appassionati cultori della legnanesità.